Ciao amici da Frank Bianconero. Comincio subito dicendo che io non sono un estimatore di Pjanic, chi mi ha cominciato a seguire lo sa, però noi dobbiamo cominciare a fare un po' di necessità virtù, perché se ci stanno raccontando che il calcio va verso l'insolvenza, si può fare anche con idee un buon calciomercato. È normale che io vorrei alla Juve Son e Haaland, Pogba, Van de Beek, Reguilón, Theo Hernández, Van Dijk, normale, questo da tifosi si può sempre sognare, sognare non costa nulla, perciò noi speriamo che sarà un mercato di altissima qualità. Ma veniamo in ordine, intanto parliamo di Allegri. Allegri ha sempre detto che in ogni ruolo vuole competitività nel ruolo, perciò vuole i doppioni per ogni ruolo. Qua si sta parlando di Pjanic e Dzeko. Dico subito che Pjanic, secondo me, non si potrà mai fare per un'infinità di motivi, ma è anche vero che se negli ultimi 10 giorni di mercato il Barcellona se ne vuole liberare in prestito con anche qualche, come si dice, scontistica nello stipendio, che il Barcellona partecipi o meno, il vice Arthur, se sarebbe Pjanic, a me non dispiacerebbe, perché poi si fa il discorso di Fagioli. La Juve ha bisogno di tornare ad essere competitiva subito. Con Fagioli, se sbaglia 3 partite, cosa faremo noi tifosi? Nel tritacarne, perciò secondo me è meglio che Fagioli almeno un anno resti in Serie A a giocare con continuità in una squadra di buon livello. Se Giampaolo andasse al Sassuolo, il Sassuolo sarebbe perfetto sia per Fagioli, sia per la tranquillità della piazza, sia perché Giampaolo, a parte gli ultimi trascorsi, è un signor allenatore e può insegnarle anche dal punto di vista tattico, tecnico e di posizione in campo, senza quell'ansia da prestazione o quell'ansia del risultato a tutti i costi che la Juve ti porta anche a livello psicologico. Detto questo, veniamo a Pjanic e Dzeko. Ripeto, Pjanic potrebbe arrivare negli ultimi giorni di mercato, e se Pjanic, andando via Ramsey, il mio sostituto è Pjanic, perciò si fa Pjanic, Arthur, Rabiot, McKennie, Betancourt e magari Locatelli, secondo me si comincia ad avere un centrocampo più dignitoso, più logico, una cosa più coerente, perché se Arthur mi gioca, faccio l'esempio, dovessimo giocare in Champions, Juve Real Madrid, Arthur mi gioca Juve Real Madrid, Pjanic mi può giocare Juve Venezia, faccio l'esempio. Il passo non sarà quello che è, non sono un suo estimatore, ma i piedi e il calcio sicuramente non è un giocatore finito e non è sicuramente scarso e porta della qualità sicuramente in mezzo al campo. Poi io, da grosso estimatore di Allegri, ho fiducia in lui, perciò se è vero che lui sta facendo queste mosse per racimolare, tra virgolette, giocatori che lui conosce per poi avere dei soldi per un grosso acquisto in mezzo al campo, a me non fa che piacere. Se veniamo a Dzeko, Dzeko è tutta un'altra storia. Io sono un estimatore da Dzeko dei tempi del Wolfsburg, dello scudetto del Wolfsburg con Barzagli. È un giocatore che secondo me fino a un paio d'anni fa era tra i 5 numeri 9 più forti d'Europa, perché dobbiamo sempre valutare il contesto dove avviene e dove gioca questo giocatore, perché quando hai un solo attaccante, la Roma l'ha fatto giocare per 50-60 partite, questo qua non va bene, ma è un giocatore che ti fa salire la squadra, prende falli, quando sei in difficoltà lancia lungo, gioca con la squadra, sa far gol. E poi parliamoci chiaro, se Ronaldo resta la Juve, hai Morata, hai Dybala, hai Chiesa e Kulusevski, manca esattamente un profilo come quello di Dzeko. E se Dzeko, che è ad ammortamento di cartellina, la Roma sta intorno a 1,5 milioni, a me non piace parlare di conti, però alla fine può venire con 1,5 milioni e sparmi un paio d'anni di contratto, a me va più che bene, perché noi stiamo facendo il mercato con i fichi secchi, soldi non ce n'è, a meno che la Juve non decide di togliersi Ronaldo, Dybala, Bonucci, Alexandro, quelli che hanno, Bernardeschi sicuramente sì, quelli che hanno costi di cartellino e costi di ingaggio parecchio più alti, dove puoi avere più soldi per poi, diciamo, espandere il mercato. Detto questo, se la Juve riuscisse a fare un terzino sinistro con Alexandro, Pjanic in prestito per assurdo l'ultima settimana, e c'hai Morata e Dzeko, Morata che gli fa ovviamente il rinnovo del prestito di 10 milioni, e Dzeko con caratteristiche tutt'altre che Morata, perché Morata, come dice Allegri, ricordiamocelo, Morata può giocare con Dzeko, può giocare da solo, può giocare un po' esterno, può giocare con Ronaldo, perciò Morata è un giocatore che si tiene perché ha diverse caratteristiche ed è un giocatore che a partita iniziata Morata può spaccare le partite. Detto questo, Dzeko, nella gestione Allegri non possiamo dire niente dei giocatori,
Se Zeko riuscisse a venire alla Juve, io sarei felicissimo. E fare 30 partite anziché 60, perché io mi auguro che siano 60, vuol dire che arrivi in fondo a tutte le competizioni. Zeko è un ottimo giocatore, perché andiamo a comprare in questo periodo un centrocampista forte, andiamo a comprare un centravanti fortissimo o un terzino fortissimo. Ci vogliono tanti soldi. Da quello che si è capito, la Juve ha preso anche Allegri a durata lunga, diciamo così. Perché i primi 2 anni, secondo me, sono di sofferenza per via della pandemia, per via che i costi, per via degli introiti che non ci sono stati. Perché noi non dimentichiamo che per 1 anno e mezzo gli introiti, per tutte le squadre, ma io parlo della Juve, sono stati pressoché zero. Anzi, la Juve ha la fortuna di avere una famiglia alle spalle dove può contribuire a coprire le perdite che ci sono state. Ma non è che questo ogni anno possono versare 300-400 milioni di aumento capitale. Perché non ci sono introiti e perché c'hai un monte ingaggi da 240 milioni. Perciò Pjanic, Dzeko, un centrocampista forte, un terzino sinistro, tenendo Ronaldo, secondo me si è cominciato ad avere una rosa più completa e quasi doppioni per ogni ruolo. Ragazzi, la ferocia di una squadra, la cattiveria agonistica arriva già dall'allenamento e se un giocatore è l'unico nel suo ruolo e sa di giocare sicuramente, l'impegno anche in maniera involontaria e inconscia, viene automaticamente. Basta guardare l'esempio più assurdo: è Alexandro. Il primo anno e mezzo che è stato Evra, Alexandro sembrava un fulmine. Andato via Evra, Spinazzola poi sembra infortunato, è andato via, Pellegrino è andato via. Alexandro è da 3 anni che gioca sempre titolare 60 partite, ma sa anche che se fa una prestazione mediocre, l'allenatore non lo metterà in discussione perché è l'unico nel suo ruolo. Perciò ci vogliono doppioni per creare cattiveria, quella giusta agonistica all'interno del gruppo per andare insieme per gli obiettivi. Ci vuole competitività nel ruolo per le grandi squadre, ovviamente, che si possono permettere rose più ampie. Detto questo, perché no? Dico perché no, perché se non ci sono soldi ci vogliono idee. E se io prendo Pjanic e Dzeko quasi a zero, spalmando il contratto, e magari il Barcellona aiuta dal contratto di Pjanic, ragazzi, stiamo cominciando ad essere una squadra più logica, perché ora abbiamo passato 2 anni con una squadra illogica per conduzione tecnica, per ruoli nel campo e per avere migliaia di esterni, centrocampisti mediocri. Perciò, se io non posso acquistare Pogba, Ndombele, Van de Beek, Aouar, perché i costi sono tanti, mi accontento di quello che mi offre il mercato, ma vado quasi sulla certezza, non sullo sperare che possa essere forte, perché Pjanic, ripeto che non sono un suo amante, non è un fenomeno, ma sicuramente un giocatore di qualità. Dzeko a 36 anni non ti farà 50 partite a livello, ma butta la palla in area di rigore, butta la palla alta, ti stoppa la palla in mezzo a due, ti gioca con la squadra, ha qualità pazzesche. Io lo volevo già l'anno scorso quando si diceva che era quasi fatta. Perciò, perché no? Se io posso risparmiare e poi boom, fare un colpaccio a centrocampo, faccio il nome solito di Pogba, senza mandare via Cristiano Ronaldo, io direi che si possa anche fare questa considerazione, perché ricordiamo, possiamo criticare il gioco o non gioco del Mister Max, per me allenatore assoluto, ma non si può discutere il fatto che sappia centellinare e gestire una rosa ampia e di campioni. Questo è quello che penso. Iscrivetevi al canale di Frank Bianconero e faccio l'ultima premessa. Io non faccio insider di mercato, le notizie che escono a volte le commento quando possono essere abbastanza certe, ma da me non saprete mai e non sentirete mai dire le mie fonti conosco, vicino, so. No, diffidate da chi dice sempre ho sentito, sto vicino alla famiglia Agnelli, vicino a Ecker, chi sta in giro alla Exor, chi sta in giro da Allegri, chi sta vicino ad arriva bene, non credete alle minchiate. E non parlo degli addetti ai lavori, parlo di quelli come me, tralasciando il fatto che io, YouTube per me è un divertimento, è una chiacchiera con gli amici, per gli altri è fonte di guadagno, perciò io penso di non stare mai a prendere in giro nessuno. Detto questo, ognuno fa le sue scelte. Vi saluto, vi abbraccio, buona giornata, iscrivetevi al canale, lasciate un like e ditemi cosa ne pensate.